Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità a fumetti della settimana, settimanona densa, ma prima di iniziare, come sempre, due note, due. Vi ricordo che sono in live tutte le sere su Twitch, che ho un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale Telegram con le notifiche e uno per le offerte, trovate tutti i link in descrizione insieme anche alla mia pagina Instagram. Ma, come sempre, iniziamo da DC Comics. Non moltissime uscite, cominciamo con qualcosa di un pochino me, ovvero Batman Fortnite.0 numero 4. Lo aspettavo, in realtà, i primi tre numeri mi sono piaciuti un sacco. Questo 4, dove tutto diventa un po' più normale, ecco, mi è piaciuto decisamente meno. Ammetto che un pochino me lo aspettavo, perché poteva essere difficile mantenere il livello qualitativo. Resta un fumetto di avventura decente. Anche se ho trovato tutto un po' poco interessante, se i numeri precedenti utilizzavano gli stratagemmi del fatto che i personaggi non potevano parlare, o addirittura nell'ultimo c'era una voce fuori campo che attraverso una sorta di comunicazione fittizia ci raccontava quello che accadeva, qua è tutto più normale, è un semplice fumetto di avventura, boh, carino, ma più per i fan di Fortnite che di Batman a sto punto. Ma passiamo a qualcosa di più standard, abbiamo Superman numero 20, Brian Michael Bendis con Romita Jr., epilogo circa della casata di Kent, anche se in realtà non è veramente l'epilogo. All'interno troviamo i numeri 126 e 127 di Action Comics. E il tutto fa un po' ridere perché anche il 128 in realtà fa parte della casata di Kent. Però DC Comics ha deciso di intitolare quello precedente epilogo. Non mi chiedete niente, non voglio sapere niente. Pensavo un po' fosse un'ennesima paninata, ma invece no, è proprio DC Comics che ogni tanto si fuma il cervello. E tra l'altro tutto l'albo in realtà ti fa pensare che DC Comics si fumi un attimino il cervello. Nel senso che abbiamo un sacco di... definiamo le pagine doppie. E c'è un problema però. Normalmente una pagina del genere sarebbe stampata al contrario, nel senso che per leggerla siete costretti a girare il fumetto. Ma normalmente si tende a girare il fumetto con la copertina in alto, non con il fondo in alto. Mi ha stranito un po' questa cosa. Anche qua pensavo fosse una roba made in Panini, invece no, è così anche in originale. L'ho scoperto cercando su YouTube gente che sfogliava il fumetto. E in realtà credo che il concetto sia che Romita voleva dare questo senso di direzionalità a tutte le pagine, e infatti guardandole sembra sempre che tutto si muova in questa direzione. Quindi anche quando ha fatto le pagine da girare ha fatto sì che si dovesse girare nel senso opposto a quello naturale. Lo so, è complesso, è complicato, ma è così, ve lo assicuro. Comunque devo dire che all'interno c'è forse il Romita più pigro che io abbia mai visto. Questa tavola è a dei livelli imbarazzanti, non piace nemmeno a me, nonostante tutto il mio amore per Romita. Ma vabbè, probabilmente è davvero stanco. C'ha anche la sua età, disegna dagli anni 70, in effetti. Ma passiamo a qualcosa di decisamente per palati più fini, ovvero il secondo volume di DMZ di Brian Wood e Riccardo Burchielli. Ho già letto il primo volume, mi è piaciuto un sacco, è una classica serie Vertigo degli anni 2000, un mondo in lotta, una New York demilitarizzata, al confine tra due fazioni degli Stati Uniti in lotta. Non ho ancora letto questo volume, ma non vedo l'ora, e anche graficamente è molto molto figo, sicuramente uno di quei fumetti che non dovreste farvi sfuggire. Ma passiamo a Marvel e iniziamo banalmente con il solito Daredevil numero 24, Chip Zdarsky e Marco Checchetto, numero di 48 pagine a 5 euro, perché? Boh. Comunque troviamo il capitolo 24 con i disegni di Mike Hawthorne e il 25 di Checchetto. Non moltissimo di nuovo da dire, una delle testate migliori del momento da leggere, ma magari aspettate i volumi, sperando che arrivi il secondo, non dovrebbe mancare molto, in teoria. Poi abbiamo il numero 14 di X-Force, tutto dedicato a Quentin Quire, Omega Kid, che ultimamente non fa altro che morire e tornare in vita. Benjamin Percy ai testi, Joshua Cassara ai disegni, un numero diverso dal solito, piacevole come sempre. X-Force, ve l'ho già detto più di una volta, è una delle mie serie preferite, stranamente al contrario di Wolverine, che invece gradisco molto poco, non lo so, Percy stranamente rende molto di più qui, il motivo non mi è chiaro. E avremmo già concluso con Marvel, ma... come forse avete notato dalla copertina, ho fatto un leggerissimo recuperino tramite eBay e ho acquistato qualche numero di Thor, come potete notare. Ora, non starò a farvi vedere tutte le copertine, perché ci potrebbe impiegare mezz'oretta. In ogni caso sono i numeri dall'1 al 60 di Thor Play Press, più lo speciale The Mighty Thor, che comprendeva alcune storie un po' più vecchiotte. All'interno, partendo dai primi numeri, quindi ribaltando il tutto,
All'interno, fin dal primo numero, troviamo il ciclo di Thor di Walt Simonson, che in realtà però era iniziato sui numeri di Silver Surfer, che però possiedo già. Ora, non ho mai letto completamente queste storie, e in effetti si trovano gli omnibus pubblicati da Panini, non so se siano disponibili o meno, alcuni sì, il primo non ho idea, ma in ogni caso, sinceramente, per quello che ho speso, preferisco di gran lunga averli recuperati così, anche perché ci sono molte molte altre storie, fra cui tra l'altro la serie anni 80 degli Eterni. Ora, ribadisco, non sto a farveli vedere tutti, all'interno si trovano anche molte altre storie, tratte da Marvel Comics Presents, quindi raccontini antologici di vari personaggi. Ha sempre cercato comunque la testata di mantenersi su un certo tipo. Ad esempio c'è tutto il serial di Hercules, quello Marvel ovviamente, del Cavaliere Nero, sempre collegato agli Eterni, ma anche storie di Rocket Raccoon o di Wolverine e tante 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 altre, come potete vedere. Devo dire che se riesco a rileggermi tutte queste storie sarà un bel viaggio. Tra l'altro, da un certo punto in poi hanno anche cominciato a pubblicarci le storie del Dottor Strange, che potete vedere qui, e di cui in realtà ho letto ben poco negli anni, se non le serie più recenti. Anche perché da noi in Italia non è che il buon dottore abbia mai avuto tutto questo successo. In ogni caso, alle storie di Simonson sono poi seguite quelle di The Falco, Evan Friends, forse non a quei livelli, o guardate, la pubblicità della Clinica dell'Amore. Però, sinceramente, sono davvero davvero contento di questo mio acquistone, molto molto figo. Ribadisco, sarà un vero piacere leggermele tutte se ci riuscirò. Ci vorrà comunque un bel po'. Sono 60 numeri più uno, anche se in realtà qualcuno lo possedevo già. Probabilmente presto crolleranno tutti dalla mia scrivania. Cose che capitano. Comunque, spostandoli un attimino per non rischiare di morire, passiamo ad altri fumetti americani. Ho fatto un altro recuperino e infatti ho comprato il volume 2 di Copra, serie di Michael Fife, e anche il volume 4. Qui c'è una cosa stramba e divertente, questo è una ristampa Image effettivamente, mentre questo in teoria è l'edizione originale pubblicata da Bergen Street Press, che però dietro ha una sorta di adesivo della Image che li rivendeva. Non so se esiste una versione Image di questo identica a questi. Boh, devo dire che la cosa non mi importa così tanto, e se vi chiedete perché non ho preso il 3 è perché questi qui erano in offerta su Amazon, il 3 invece costava tipo 20 euro, e a quel punto forse conviene quasi comprarselo in italiano per Panini? Ci penserò. Poi abbiamo per Salda Press un nuovo volume di Buffy, il quarto, si intitola Cerchio di Fuoco, e continuano le avventure della nostra ammazza vampiri preferita, o quantomeno della mia ammazza vampiri preferita. Ansioso di leggerle, anche se in realtà non ho ancora letto il 3 e quello di Angel me li leggerò tutti insieme a questo punto. Poi un'altra sorta di recupero, ho trovato l'offerta su Amazon e mi sono comprato Frank Cho Woman, ovvero un artbook con i disegni di Frank Cho, che sono stranamente tutti dedicati alle fanciulle come piacciono a lui, quindi in generale prosperose e poco vestite. Un gran bell'artbook, diciamo, per un pubblico adulto, niente di particolarmente erotico, eh. Semplicemente molto molto pochi vestiti, abbastanza pochi per non farvelo vedere online. Poi passiamo al fumetto italiano. Intanto ho comprato Ratman Gigante numero 88. Continuano le storie che ci porteranno alla fine del ciclo, in questo numero le ombre dei figli, con scheda e ovviamente gallerie, come ormai ci ha abituato Ratman negli ultimi tempi. Tra l'altro abbiamo anche Steven Seagal, e lo sapete, Steven Seagal pare sia diventato russo. Boh. Ma restando in Italia, un volume che mi interessava e che sono contento sia finalmente arrivato, il secondo della stirpe di Elan. Cos'è la stirpe di Elan? Un fumetto in cui alcune persone finiscono in un mondo fantasy dove dovranno combattere per cercare di tornare a casa. Praticamente un isekai anni 90 italiano. Appariva in coda a Zona X negli anni 90, Bonelli ha fatto uscire un primo numero l'estate scorsa, temevo non sarebbe più tornato, e invece anche quest'estate ne usciranno almeno due, questo è il secondo, il prossimo esce mi pare il mese prossimo, e sinceramente spero continuino anche nei mesi successivi. Speriamo in bene, perché comunque è una serie che avevo gradito almeno dal primo volume, credo di averci fatto anche una review, non ne sono certo, nel caso andatevela a cercare su YouTube. Poi, ovviamente, un filino in ritardo, ho comprato Dylan Dog numero 417. È in teoria il seguito del numero precedente, anche se è cambiato sia lo scrittore che il disegnatore, e effettivamente si nota ed è un po' complicato mettere le due storie insieme. Il problema è che la storia mi è anche piaciuta, ma il collegamento che lega le due vicende, definirlo stiracchiato è poco. Non so cosa sia venuto in mente a Recchioni quando ha avuto questa idea, ma boh, vabbè. In ogni caso, all'interno anche la moneta di Groucho, per tutti quelli che si stanno collezionandosele tutte, io ne ho 6 e mi fermo qui.
Ma passiamo ai manga. Cadrà la torre mentre ci metto sopra i manga? Speriamo di no. In ogni caso, iniziamo con Star Comics. In realtà non ho comprato niente di questa settimana, ma ho fatto un recuperino di settimana scorsa che mi ero scordato, ovvero Living Matsunaga Sun. Avevo letto la preview durante il Free Comic Books Day, non mi aveva detto moltissimo, però perché non dargli una possibilità? I disegni sono carini, è uno shoujo, magari è divertente, magari no. Lo leggo e vi faccio sapere. Ho letto le prime 5 pagine, tipo, sembra carino, però ancora non so molto. L'autrice è Keiko Iwashita. Esiste anche una versione con pack che contiene due cartoline in omaggio. C'erano entrambe disponibili, costavano uguale. Ho preso questa. Poi Goen. Ho preso il numero 13 di Rin, che è il penultimo, prima della fine della serie. C'è però un leggerissimo problema. Non ho preso il 12, me ne sono reso conto un paio di giorni dopo. Perché tra l'altro non credo sia uscito nemmeno questa settimana, ma è uscito precedentemente, ma l'ho trovato in fumetteria e l'ho preso. Mi recupererò anche il 12 e poi quando arriverà il 14, l'ultimo, finalmente mi leggerò tutta la serie. Fortunato come sono, non troverò il 12 per un po'. Se il 14 arriva presto. Ma vabbè, vedremo. Comunque, carino, è il protagonista disegna dei manga. Adol Sakuishi, devo dire che ci sa fare, soprattutto dal punto di vista grafico, ultimamente. Aveva scritto a suo tempo Back, un manga che avevo amato particolarmente. E nient'altro da segnalare. Poi, un altro fumetto che in realtà sto leggendo, è arrivato Shin Gotamai, arrivano i Super Boys di Ikki Kajiwara e Mitsuyoshi Sonoda. È un mega mega classico. In Italia arrivò tanto tanto tempo fa la serie animata, che personalmente credo di non avere mai guardato, anche per il mio poco amore in generale per il calcio. L'autore è ovviamente quello di Rocky Joe, dell'Uomo Tigre, e soprattutto di Tommy la Stella dei Giant, che io voglio leggere. Portatemi Tommy la Stella dei Giant, che ovviamente non si intitola così in giapponese. Ora ne ho letto quasi la metà, è carino, non è male. Devo dire che scorre molto molto facilmente per essere un manga di così tanti anni fa. Ancora non ho idea se arriverò a comprarmelo tutto, più che altro per la solita scelta decisamente poco felice di Dinit per quanto riguarda i prezzi. Sinceramente avrei preferito un volume un po' più piccolo, con un prezzo magari un pochino più contenuto, o anche 2-3 euro in meno per farlo formato tankobon. Sinceramente sarebbe stata una bella cosa. Però, vabbè, ci dobbiamo adattare. Vi consiglio di dargli un'occhiata? Sicuramente sì, perché è particolare, anche se ammetto che probabilmente non è una roba molto molto vendibile oggi. Ma restiamo con Dinit, perché dopo aver letto Randagi, ho deciso di provare un'altra opera del suo autore. Volevo comprare Tokyo Alien Bros, ma un volume non era disponibile, e ho visto che invece era disponibile Holiday Junction, Keigo Shinzo, l'autore ovviamente, che è un volume antologico di racconti e che soprattutto era un volume singolo e così spendevo un po' meno. Molto probabilmente andrò a recuperarmi Tokyo Alien Bros un po' più avanti, però sono curioso di leggermi questo qua. Ancora non l'ho fatto, quindi non vi so dire molto di più, però graficamente è carino e l'autore devo dire che mi è piaciuto molto 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 nel fumetto che ho letto settimana scorsa, quindi dategli un'occhiata. E chiudiamo con Panini Comics, con un ultimo manga, l'amatissimo, attesissimo, numero 2 di Full Metal Alchemist, che avrei già letto, ma non ho fatto perché ho paura di aprire in due anche questo. E quindi non lo leggerò a letto, lo leggerò con molta calma sulla mia scrivania, sfogliando piano piano e cercando di non piegarlo più di così. Però, devo dire, l'edizione rimane molto bella, mi piacciono moltissimo anche le sottocopertine. Qui vediamo delle versioni preparatorie del personaggio di Al, spero si vedano decentemente in camera. E che dire, è uno degli shonen più amati di sempre, tutti lo ritengono un capolavoro, il primo volume mi è piaciuto e sinceramente sono ansioso di leggermi anche questo e probabilmente se non fosse un'edizione fragilina me lo sarei già letto a letto. Comunque, con questo abbiamo finalmente concluso, sono riuscito a non far cadere la torre dei fumetti e quindi intanto vi ringrazio di aver seguito il video, se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, è importante per sapere quando esce il prossimo. Vi ho già parlato di canale Twitch, Instagram, canali Telegram vari, ma vi ricordo anche che vi lascio il link in descrizione nel caso voleste recuperarvi qualcuno dei manga e dei fumetti di cui vi ho parlato. Facendolo ovviamente aiutate a mandare avanti il canale. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video!